Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany. Allora, proprio come l'anno scorso, trovo che arrivare a fine anno per me sia importante per due motivi. Il primo è fare un bilancio un po' di quest'anno, dei miei buoni propositi dell'anno scorso e se effettivamente fare un po' un check, se quest'anno ho mantenuto un po' quelli che erano i miei obiettivi e li ho portati a termine oppure se ho fallito miseramente. Dall'altro lato, anche darmi dei buoni propositi per l'anno prossimo. O comunque fare un po' di riflessione su quello che penso accadrà nel canale l'anno prossimo, ma anche a livello di letture, eccetera, vorrei fare un po' un punto e darmi degli obiettivi di nuovo. E se pensavate che verso la fine dell'anno di solito le persone diventano più buone, io ho bisogno di fare un po' di punti. In realtà mi sono resa conto che facendo questi punti ci sono un po' di cose che vorrei discutere con voi, parlare, chiarirvi e un po' spiegarvi il mio modo di vedere le cose. Spero che ovviamente, come sempre, quello che dirò non venga percepito come qualcosa contro qualcuno, ma in realtà sono solamente delle riflessioni su di me. Sono delle cose che io ho pensato nel corso del tempo e che quindi occuperanno soprattutto la seconda metà del video e che sento la necessità di condividere con voi. Se poi, come solito, vi volete offendere, a me dispiace moltissimo, ma non è assolutamente questa l'intenzione e lo scopo del video. E quindi, bando alle ciance, iniziamo. Ovviamente i gatti quando è che decidono di litigare e ammazzarsi mentre io sto girando il video, fino a un secondo fa dormivano. Primo obiettivo che mi ero posta per il 2018, la smettete? Non riusciremo mai a fare un video serio, nemmeno stavolta. Il primo obiettivo che mi ero posta era quello di non settare un goal molto alto su Goodreads di libri da leggere durante l'anno. E infatti quest'anno ho settato un goal di 55 libri, che ho tra l'altro abbondantemente superato, e devo dire che rispetto agli altri anni dove mi davo veramente dei limiti molto alti e che mi facevano sentire verso la fine dell'anno quasi un po' in ansia per queste cose, mi ha aiutato molto e devo dire che anche solo l'idea di aver completato la challenge mentalmente, so che è sciocco, so che non ha valenza di alcun tipo, però per me è stato veramente quasi una spinta a leggere ancora di più. Ho letto più o meno esattamente lo stesso numero di libri che ho letto l'anno scorso. Questo conferma che per me arrivare a una sessantina, 65, 70 libri massimo in un anno è un po' il massimo che io posso raggiungere, cercando una sorta di equilibrio tra quello che è la mia vita lavorativa, tra quelli che sono i miei impegni, la mia vita privata e insomma tutto ciò che è al di fuori della lettura, anche le mie altre passioni che comunque occupano del tempo, e invece questo è un obiettivo raggiungibile. Per il 2019 in realtà sono molto indecisa, se darmi un goal veramente ancora più basso, perché forse anche darmi degli obiettivi, per quanto raggiungibili, comunque sono sempre un qualcosa che tengo sotto controllo, o non darmi affatto un obiettivo di lettura e vedere come va. Devo ancora decidere, però insomma un po' l'andazzo è quello, come si dice qua a Bologna. Direi che deciderò nei prossimi giorni e vedrò che cosa sarà meglio fare per me, cosa penso e ritengo sia più giusto, soprattutto a livello psicologico, perché davvero so che è una cosa che può sembrare sciocca, ma però effettivamente da un lato mi ha molto motivata a continuare a leggere, anche in periodi dove magari non ne avevo tanta voglia, dall'altro lato invece a volte è stato un po' pesante, quindi scopriremo. Poi quest'anno mi ero riproposta di dare tantissimo spazio a letture che avessero come temi centrali il femminismo, la diversità e le malattie mentali. Devo dire che su tre categorie ho dato tantissimo spazio sia al femminismo che alla diversità di orientamento sessuale, di etnia, storia, eccetera. E un po' meno alle malattie mentali, perché effettivamente ho sempre fatto un po' fatica a trovare dei titoli, anche se qualcuno c'è stato. È un obiettivo che non solo è stato un piacere portare a termine senza difficoltà e tutto, ma penso che dopo un anno di letture molto verticali su temi della differenza, della diversità, dell'emarginazione, delle difficoltà che hanno storie singole nel nostro mondo, mi abbia fatto molto bene perché mentalmente mi sento molto più motivata, mi sento anche molto più, mi sento come se avessi questa spinta nel volere continuare a parlarne, continuare a leggere storie di diversità e cercare sempre di più di dare spazio
su quello che è il mio canale, che io mi rendo conto che non sia una grande platea, però comunque e vedo che tantissime persone magari si avvicinano a certi temi, approfondiscono, cercano i libri e questa cosa per me è veramente importante. Penso che un anno di letture di questo tipo, comunque prevalentemente incentrata su letture di questo tipo, mi abbia cambiata in qualche modo. Non so ancora in che modo, so sicuramente che mi ha motivata tantissimo e questa è una cosa che voglio continuare anche per il 2019. Il terzo obiettivo che mi ero dato era quello di vendere libri, perché se non avete visto il video dell'anno scorso, quindi forse questa cosa ve la siete persa, io sono una persona che anche i libri che non ama li ha comunque in casa, magari relegati in un angolo che non vengono, ma cioè pieni di polvere, così, però non riesco mai a venderli perché un po' mi dispiace. Bene, quest'anno devo dire che innanzitutto ho messo in vendita un sacco di libri, quelli che non mi erano piaciuti e che ho cercato di rivendere. Più o meno tutti sono stati venduti, e però era un piccolo campione, diciamo, che avevo deciso di mettere in vendita, e una cernita molto molto ristretta, cioè cose delle quali ero molto sicura. A volte sono andati invenduti, eccetera. Quindi nei prossimi giorni però vedrete quella che è la mia decisione numero due, cioè continuare in maniera molto meno, diciamo, saltuaria a vendere tutto ciò che non mi è piaciuto, tutto ciò che purtroppo è lì a prendere polvere perché o non ho tempo o non ne ho voglia o non mi ispira o in qualche modo non mi sento di continuare, ecco. E quindi presto vedrete anche un video dove vi faccio vedere tutto l'unhaul dei libri che ho qua presenti, ecco, o di quelli che ritengo più necessario dare via. Devo dire che pensavo mi facesse stare molto male questa cosa, perché sono una molto attaccata ai libri, comunque come oggetti, e in realtà mi sto rendendo conto che razionalmente non è vero. È solo un preconcetto che avevo su me stessa. Non so se capita anche a voi, però a volte siamo convinti di alcune cose come se distaccarci da un qualcosa ci porti a essere più tristi, ecco. In realtà io l'ho visto come proprio un senso di liberazione, sono stata molto meglio. In tutte le volte che ho venduto qualcosa non l'ho sentito mai come un qualcosa di negativo, ma anzi mi ha dato una sensazione molto positiva. Di nuovo, può essere un obiettivo stupido, può essere per tanti di voi un qualcosa di automatico, per me non lo è assolutamente. Quindi, cioè, per me questo è un obiettivo che sto imparando a raggiungere, che voglio addirittura aumentare l'anno prossimo. E poi da qua direi che più o meno sono finiti gli obiettivi per il 2018. Direi di darmi quelli per il 2019. Dal punto di vista delle letture. Sicuramente, come vi ho già detto, voglio continuare ad approfondire, a studiare, a cercare di essere sempre più informata su questioni della diversità, del femminismo e delle malattie mentali, perché sento che sono qualcosa che mi interessano, mi arricchiscono e fanno parte di me. E quindi non vedo l'ora di riuscire ad approfondire ancora di più e a cercare storie che magari sono anche un po' fuori dai radar. Poi ho anche tre mega progetti per tutto l'anno. Un po' vengono dai vostri suggerimenti e anzi ve ne sono super super grata, e un po' è una cosa che rimando, rimando, rimando da tempo. Sono tutte e tre progetti che per un motivo o per un altro io ho sempre rinviato, ecco. Quindi è arrivato l'anno nel quale io leggerò tre saghe molto importanti. Almeno le inizierò per vedere se sono qualcosa che può fare per me. La prima è la saga di Earthsea di Ursula Le Guin, che non ho mai letto, sempre rimandato, e quindi insomma l'ho già comprata, è già sul mio Kindle e quindi non posso, cioè non ho più scuse, ecco. Stesso discorso vale per invece la saga di Mistborn di Brandon Sanderson, che tutti, 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 sotto tutti i video mi avete consigliato. Quindi è una di quelle cose che io tenevo un po' lontana, perché irrazionalmente, cioè non ha senso, continuavo a pensare che c'è qualcosa che non va, ma sapete quelle cose che non hanno il minimo senso, cioè che tutti ti fai dei preconcetti su qualcosa e poi boh. E quindi niente, anche quella è già sul mio Kindle, ho già comprato i primi tre volumi, quindi. E poi come ultima, altro suggerimento che viene totalmente da voi e che quindi io vi ringrazio, e anzi a tutte le persone che mi hanno proprio sostenuta in questa cosa e mi hanno incoraggiata ogni volta, io ovviamente spero di ringraziarvi, insomma, spero che sia tutta fatica ripagata quella che avete fatto, o poi magari vi deluderò tantissimo. È quella dell'Apprendista Assassino di Robin Hobb. Anche questa è già sul mio Kindle, non ho acquistato di nessuna di questi i libri cartacei,
Un po' perché ad esempio della Leggina è difficile trovare un'edizione carina, sono tutti abbastanza bruttini. Di Mistborn è un po' strana la vicenda editoriale italiana, quindi spunterei a quella UK. Invece quella dell'apprendista assassino, anche lì siamo su una questione di copertine, non so bene. Poi insomma le comprerò nel caso in cui siano tutte serie che mi piaceranno, eccetera. Quindi insomma, anche perché poi prima devo fare un po' di spazio, ecco. Però sappiate che questi sono tre grandi obiettivi e sono già obiettivi a lungo termine e non da poco, perché insomma sono tutte saghe belle, belle dense. E questi sono gli obiettivi, macro obiettivi dal punto di vista strettamente delle letture. Ma visto che voi lo sapete che sono una persona A prolissa, B che ha bisogno anche di esulare un pochino da quello che è il mondo della lettura, ma darvi un po' un racconto a 360 gradi di altri aspetti che fanno parte del canale e soprattutto di me, vorrei fare anche un punto su quello che è stato fondamentalmente il primo anno di Miss Fiction Books del canale, ovvero io ho aperto questo canale a ottobre dell'anno scorso, del 2017, ora ci ritroviamo nel 2018, quindi ho effettivamente trascorso un anno vero e proprio di canale. E devo dire che quest'anno è stato un anno che a me ha dato tantissime soddisfazioni per diversi motivi. Innanzitutto, quasi sempre il canale ha rispecchiato quello che volevo fare. Ho sempre girato video che mi interessavano, ho sempre cercato di proporre contenuti che fondamentalmente di base era qualcosa che sentivo di fare. Non ci sono mai stati video che boh, lo devo fare, non mi sento di. Cioè, è sempre stato davvero molto spontaneo quello che avete visto qua sopra. Io faccio fatica a fare programmazione, primo perché sono una disorganizzata cronica, sono un cane, ma voi lo sapete, ma soprattutto perché a volte, anche se magari so che dovrei pensare a questa, a quella, eccetera, ho voglia di parlare di un argomento, ho tempo, ho un'ora, ho 2 ore, mi prendo e metto davanti alla telecamera perché sento la necessità di parlare di un determinato argomento. Altre volte sento la necessità di parlare di qualcosa e quindi inizio ad approfondire, inizio a cercare, inizio a scrivere i video, perché per me quelli che sono i contenuti di questo canale sono soprattutto questioni che io ho voglia di discutere e che mi interessa approfondire insieme a voi che seguite tutte le mie paturnie mentali che durano 50 minuti. E io, ragazzi, davvero so che sembro una persona parecchio dura per alcuni versi e a volte cerco di essere molto diplomatica, ecco, però io lo apprezzo tantissimo perché se c'è una cosa che io amo di questo canale è che sotto i video ci sono sempre tantissimi commenti. A me delle visualizzazioni non me ne frega niente, partiamo da questo presupposto, ma il fatto che vi sentiate anche coinvolti nella discussione, che troviate uno spazio dove si può parlare sempre in maniera civile, perché qua si parla di civiltà. Quando ci sono stati commenti che vanno oltre il dialogo, ma sono solo e soprattutto commenti che vogliono ribattere, vogliono sminuire me come persona, piuttosto che quelle che sono le mie idee, per me lì si ferma il dialogo, ok? Ma non perché, perché non ci sono i presupposti. Io non sono su YouTube per farmi insultare, non è questo lo scopo. Si può non essere d'accordo con me ed è normale, è lecito. Non sarà mai questo che io andrò ad imputarvi, cioè non può essere un problema avere idee diverse dalle mie. È un problema quando insultate me come persona piuttosto che cercare di argomentare quelle che sono le vostre idee. So che è una cosa che su YouTube non si fa, ma per me rimane inaccettabile. Questi comportamenti rimangono inaccettabili e io non ho intenzione né di fare intaccare la mia salute mentale, perché fidatevi che aprire YouTube e trovarsi gli insulti alla lunga un pochino ti va a inficiare la tua salute mentale e il tuo umore. È normale, penso, anche per chi magari cerca di soprassedere. E io non voglio accettare queste cose. So che su YouTube sembra che si può fare tutto, che sia il Far West. Per me non è così. Io sono una persona umana che sbaglia, come tutti, perché nessuno di noi è perfetto, nessuno di noi ha l'idea vincente a tutti i costi. Ed è normale, però parliamone. Insultare me non vi renderà migliori di me, per quanto possiate avere ragione, per quanto posso aver sbagliato io. E anche un po' contro questa cosa qui, io sento che sia davvero una motivazione ancora più interessante per girare video scomodi, che sono video che metteranno un sacco di persone a disagio per i temi che trattano, per magari le mie opinioni,
e che offenderanno magari tantissimi cuori deboli, anche se ovviamente non è quello l'intenzione. Ci sono argomentazioni che io ho portato sul canale quest'anno, soprattutto per i Feminist Friday, soprattutto quando parlo di etnie, di discriminazione, anche solo alcune dinamiche che io evidenzio mentre leggo un libro, che hanno davvero portato un sacco di persone a sentirsi come se si fossero sentite attaccate, no? E non è assolutamente quello lo scopo. L'ho già ribadito in mille video, non mi interessa a me offendere voi, ma mi interessa la discussione attorno a questi temi. È ovvio che tutte queste discussioni fanno un po' traballare quello che è lo status quo, dove tutte queste cose non possono venire dette, tutte queste opinioni ci attaccano a noi come persone. Per me, da un lato, è una cosa che mi motiva molto. Dall'altro lato, non è quello mai lo scopo dei video, non è quello mai di offendere. E quindi io spero che l'anno prossimo, in primis, si faccia tanta, tanta, tanta. E ragazzi, questa è una mia richiesta verso tutti quelli che guarderanno i video, ovvero nessuno che guarderà questo video, è fate attenzione alla comprensione del testo, vi prego, perché a volte mi ritrovo a dovermi difendere o a dover spiegare opinioni che io non ho assolutamente detto e inteso in un certo modo, perché si ascolta quasi più per ribattere piuttosto che per comprendere, e questa è una cosa di nuovo che per me risulta inaccettabile, ma non inaccettabile perché non si possono avere opinioni diverse dalle mie, ma perché spesso mi trovo a dover rispiegare 38 volte un concetto che non è assolutamente quello inteso dalla persona. E mi dispiace perché poi la persona si sente offesa di nuovo e non è questo il mio scopo, no? In più vorrei girare anche altri video legati al tema dell'ansia e delle malattie mentali. Vorrei girare davvero tanti video critici come quelli che ho girato per la MAS, come quelli che ho girato per Shadowhunters, legati a magari saghe molto famose, molto popolari, e approfondirle. Il problema è che non so quali possano essere, quindi se avete dei suggerimenti, mi raccomando che li analizzerò nei prossimi mesi, mi piacerebbe approfondirli. E soprattutto vorrei portare tanti video legati alle discussioni e argomenti di discussione, perché fondamentalmente a me interessano quelli. Ogni volta che faccio anche video magari un po' più leggeri, alla fine quello che io spero e quello che io un po' cerco di fare è comunque inserire degli argomenti un po' spinosi di discussione all'interno di questi video, perché fondamentalmente io sono qui per quello. Sono qui per fare le cose che mi piacciono, sono qui per occupare il mio tempo libero, perché quello che io dedico a YouTube è il pochissimo tempo libero che ho, per fare qualcosa che mi dà soddisfazione. Non sono qui per compiacere nessuno e fare le cose giuste, ma sono qua soprattutto per fondamentalmente approfondire quelli che sono temi che magari anche io non ho del tutto chiari. Però vedo che sempre alla fine di ogni video, alla fine di ogni discussione che avviene sotto nei commenti, io mi sento un po' più preparata, sento di avere anche una visione più completa riguardo a un argomento, e questo è solo grazie a tutte le persone che si prendono la briga, e siete in tanti davvero, io ripeto, vi ringrazio tantissimo, di scrivere, di commentare, di mandarmi un messaggio qua sopra su Instagram, eccetera. Davvero siete preziosi e questo io lo trovo un valore aggiunto. Però ripeto, a volte ci sono cose che mi hanno fatto sentire quasi in dovere di fare, mi sono sentita come se dovessi per forza essere molto più diplomatica rispetto a quello che sono le mie opinioni, perché dall'altra parte probabilmente c'è chi non avrebbe recepito del tutto il messaggio e avrebbe un po' distorto le mie parole. E questo mi porta a una considerazione molto strana, che forse molti di voi fraintenderanno, e spero che non sia così perché mi dilungherò nella spiegazione. Una cosa che io mi sono chiesta tantissimo durante quest'anno, soprattutto nei momenti dove ero molto affaticata, molto stanca, è se io fossi fatta per BookTube o comunque per YouTube in generale. E io non credo assolutamente di essere una persona adatta a YouTube. Non credo assolutamente di essere una persona adatta soprattutto alla comunità di BookTube, o almeno per quello che si è inteso fino ad ora per comunità di BookTube, o comunque diciamo la maggioranza dei casi, ecco, di nuovo non vuole essere un qualcosa di negativo verso qualcun altro, è solo la mia percezione nei confronti di quello che è, diciamo, un po' lo standard, la media, quello che si fa di solito.
Il primo motivo che mi ha davvero spinta a chiedermi più volte questa cosa è il motivo stesso per il quale io ho aperto il canale. Io sono un utente di BookTube da davvero tanti anni, 3, 4, sì, tanti, 3, 4 anni, ecco. Però trovo che nel panorama young adult e fantasy, e non voglio con questo dire che io ho cambiato le cose, non è assolutamente questo il senso, però spesso mi ritrovavo a vedere tantissime recensioni del bello, bellissimo, fantastico, mi è piaciuto, bella copertina, che si soffermavano su cose ininfluenti sulla lettura. E trovavo pochissimi video di discussione critica, trovavo pochissimi video anche con delle recensioni motivate e critiche. E in generale anche di tutte le uscite popolari, quelle più attese, quelle che effettivamente arrivavano in Italia, eccetera, io vedevo un po' un pensiero unico. Come se ci fosse sempre bisogno di parlarne in termini positivi, ok? Oppure la frase non mi piace parlare delle cose che non mi sono piaciute o non mi piace parlare male delle cose. Io lo capisco perché se nella natura di qualcuno ci sta a non parlare male delle cose se non ti sono piaciute. Però allo stesso tempo vedevo questa sorta di pensiero unico e nessuno che dava invece altri aspetti della visione. E io davvero mi sentivo proprio, io mi sentivo così frustrata da questa mancanza di una visione a 360 gradi di una recensione, di un argomento, di un video, eccetera, che mi sentivo proprio spinta a dire ok, adesso devo dire la mia, ok, adesso devo raccontarvi questo perché ne sentivo davvero il bisogno. E ripeto, e io non penso di aver inventato nulla e di non essere arrivata qui sconvolgendo le cose, però io personalmente sentivo la necessità di trovare uno spazio che desse una visione un po' diversa di come funziona il mondo dello young adult e del fantasy. E di nuovo, non lo sto dicendo perché io pensavo di essere più brava, più intelligente, chissà cosa, però mi sembrava proprio che mancassero delle voci diverse, delle voci un po' fuori dal coro. E ce n'erano, ce ne sono tuttora, ma ce n'erano poche. Ecco, ora invece vedo che la gente, o almeno ora la mia impressione è che in un anno ci siano sempre più persone, sempre più canali che si sentano anche liberi di esprimere le proprie opinioni, anche controcorrente. E di nuovo, io non penso che le persone che parlino sempre in maniera, in termini positivi di alcuni libri, di alcune uscite editoriali, siano false, siano pagate, siano stupide, siano meno intelligenti, assolutamente. Però probabilmente c'è bisogno sia dell'uno che dell'altro, perché fondamentalmente, quando si parla di comunità di lettori e si fanno delle scelte anche di acquisto, è giusto dare delle visioni molto più a 360 gradi, perché quando esce un libro e ne senti parlare solo bene, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa di strano, soprattutto quando le uniche argomentazioni sono: è bello, la storia d'amore mi è piaciuta, la copertina è bellissima, ecco. E quindi, insomma, questa un po' era la mia necessità. Forse è il mio modo di leggere che è particolare, che è strano. Io non cerco l'immedesimazione nei personaggi, non cerco sempre comunque un coinvolgimento emotivo incredibile in quello che sto leggendo. Perché? Perché inizio ad essere anziana, innanzitutto, inizio ad avere una visione un po' più a 360 gradi delle cose, ho letto tanto nella mia vita che questo comunque in un modo o nell'altro conta e fatico ovviamente a dare più spazio alla mia parte irrazionale mentre leggo. Quando sto leggendo un libro, se ci sono problemi evidenti di trama, di scrittura, di compattezza narrativa, quando ci sono dei problemi proprio dal punto di vista delle dinamiche, eccetera, quella parte razionale di me non riuscirà mai a essere subissata dalla parte irrazionale. Io posso amare terribilmente un libro, pur non entrando mai in empatia con i personaggi, ma magari apprezzandoli proprio per la complessità che hanno raggiunto. Cioè, per venire trascinata in questi mondi fantastici, ho sempre necessità che ci sia un buon bilanciamento tra impatto emotivo e solidità, sia nel world building che nella scrittura, che nelle dinamiche, eccetera, eccetera. Purtroppo questo è il mio modo di leggere. Forse sono fuori target, forse non lo so, ma a me che ci siano dei personaggi fighissimi, bellissimi, ma che non hanno nessun tipo di caratterizzazione, non me ne frega niente. E ripeto, io non pretendo di avere ragione, ma pretendo di avere uno spazio che è lecito perché è gratis e nessuno può dirmi che sto offendendo nessuno. Mentre spiego perché a me una cosa non è piaciuta, dove però io possa avere lo spazio e la libertà di dirlo, perché trovo che sia fondamentalmente l'unico motivo per il quale io ho aperto un canale YouTube. E badate bene, io sono molto critica anche con le cose che amo tantissimo.
io non riesco mai a non trovare dei difetti anche sui libri che amo, sulle saghe alle quali sono più legata, perché è proprio un modo di vedere la lettura, che è diversa magari da tanti altri, e non è che c'è un modo sbagliato, un modo giusto per intendere la lettura, perché è una passione, è un hobby, nessuno di noi sta facendo un lavoro di questo tipo. Però il motivo per il quale io ho aperto il canale era proprio la necessità e l'urgenza di trovare uno spazio dove dire la mia. E forse su YouTube non so se sia ancora lo spazio giusto, ma non ci sto ragionando. E ci sto ragionando soprattutto per il secondo motivo per il quale io non credo assolutamente di essere fatta per BookTube o YouTube in generale. Io ho un terrore nella mia presenza online, che forse suonerà strano, suonerà anche pretenzioso, ma non è assolutamente il modo in cui io lo voglio intendere. Cioè, farò mille, mille, mille premesse perché non voglio che risulti un video offensivo, però ci tengo davvero a ragionare insieme a voi. Io sono una persona che è fondamentalmente molto umana. Anche se non sembra, a volte sembra un drago a tre teste, ma non è quello il modo in cui io vivo, e anzi, cioè io sono una persona che ha molto bisogno della socialità, molto bisogno del confronto. Io ho davvero il terrore di essere appiattita e schiacciata dall'internet, che forse suonerà strano, suonerà così, però io penso di avere una complessità nel pensiero, nel modo di fare, nel mio carattere, in come vedo le cose, in ciò che sono i miei interessi, eccetera, che sicuramente non è che ci sono solo io fatta così, anzi, penso che quasi tutti lo siano. Però internet tende davvero ad appiattire molto le persone, a farle vedere, farle passare sempre come se fossero o bianco o nero, o questo o quello, oppure sei questo, questo e basta. Io ne ho il terrore perché io non posso davvero pensare di essere riassunta in è quella che parla di questo e quella che rompe i coglioni. Per l'amor del cielo, sono anche queste cose, ma sono anche tanto altro. Sono anche una persona che è apertissima alla discussione, che però non, assolutamente non vuole mettere in discussione i propri valori. Da un lato, invece, però mi piace tantissimo essere o smentita oppure di cambiare opinione su un qualcosa perché questa mi stupisce in positivo. E il motivo per il quale io giro questi video lunghissimi che vi ammorbano, io lo so che sono tutti video molto impegnativi, molto lunghi e che probabilmente una persona normale, cioè non me, potrebbe ridurre a video di 10 minuti. Però io davvero ho la necessità di far passare tantissimi argomenti perché cerco sempre anche di far trasparire un sacco di cose su di me, su quello che penso, su come vedo un determinato argomento. E ne sento davvero il bisogno. Non voglio assolutamente dire cose a metà, non voglio assolutamente dover frenare le mie opinioni perché penso che siano impopolari o perché su YouTube manca il confronto e si preferisce mettere dei pollici in basso quando non si può discutere di determinati argomenti, quando si è in disaccordo se ne parla o almeno si cerca, almeno io sono stata cresciuta in questo modo. E invece trovo sempre che si preferisca attaccare o sminuire le persone, fare le cose dietro le spalle, cose di questo tipo che io non faccio e non apprezzo, piuttosto che il confronto. E a me terrorizza proprio questo appiattimento, questa riduzione alla mancanza di dialogo. Boh, sarà che nella vita io sono una persona che ha convinzioni estremamente radicali per alcuni aspetti, molto impopolari, forse un po' vintage. Sono molto poco incline a tollerare le persone che evitano il dialogo. E questo è di per sé una contraddizione con quello che vi ho appena detto prima, perché fondamentalmente tutti dentro di noi abbiamo tutte queste contraddizioni, abbiamo anche un modo in cui andiamo a definire noi stessi, andiamo a definire quello che è il nostro pensiero. E io non sono disposta a scendere a compromessi per stare su una piattaforma, non lo trovo un qualcosa che ha senso a 30 anni, perché l'anno prossimo io ne compirò 30. E non sono un influencer con le opinioni preconfezionate, beh, poi mi definisco influencer, ma fondamentalmente non sono una persona con le opinioni preconfezionate e non scenderò mai a compromessi per fare cose nelle quali non credo. Per esempio, ma per una questione di trasparenza, non mi vedrete mai pubblicizzare dei bibitoni dimagranti e dire che sono magra perché bevo quel cazzo di tè, perché magari mi infilano un assegno da 200-300 euro a posto. Ed è successo che me l'hanno proposto, ma a me non interessa.
diversa. Non mi vedrete mai proporvi delle sponsorizzazioni su delle vitamine o dei robot per la casa. Non ne ho idea, non ne ho la più pallida idea di cosa potrei proporvi. E semmai io vi proporrò delle cose, sono tutte cose nelle quali credo, che rispecchiano i miei valori e la mia etica. Io credo tantissimo nel supportare il piccolo artigianato, essendo fondamentalmente una piccola artigiana per lo Stato italiano. E quindi questa è una cosa che a me farebbe molto piacere. Preferisco farvi conoscere delle realtà che scopro man mano, che provo e che sono certa che siano qualcosa che può arricchire anche voi e può essere un modo anche per sostenere quelle realtà un po' più piccole. E ovviamente vi farò conoscere tutte le iniziative che trovo lodevoli, le uscite editoriali che io trovo davvero buone, che penso ho letto e davvero credo che siano qualcosa di valore per voi, oltre che per me come lettrice, e che in qualche modo mi hanno impressionata, mi hanno comunque lasciata un'opinione positiva, perché io non sono qua per prendervi in giro, come penso nessuno, ecco, perché fondamentalmente proporvi cose nelle quali non credo, per me personalmente sono cose che non mi farebbero stare bene con la mia coscienza. Fondamentalmente io la sera vado a dormire con la mia coscienza e già mi causa parecchi danni grazie all'ansia e grazie al perenne senso di inadeguatezza, e quindi magari non c'è bisogno che io proprio non sia a posto con quello che faccio, ok? E poi magari ci pagherei un paio di bollette in più, però comunque non sarebbe qualcosa che ritengo giusto nei miei confronti e nei vostri. E con questo non voglio dire che chi lo fa sbaglia, è disonesto, eccetera. Voglio dire che qui per me io ho altre necessità. Io semmai vi dovrò parlare di cose che non siano libri, come faccio spesso, sono cose che o mi piacciono o che mi fanno conoscere e non vedo l'ora di condividere con voi, proprio perché sono qualcosa di vicino a quello che mi piace, quello che sostengo, quelli che sono i miei valori. E davvero io penso che chi sia rimasto con me in questi mesi, anche quando non è d'accordo con me per certe argomentazioni, lo fa perché fondamentalmente trovate questa onestà e questa trasparenza dal mio punto di vista, perché io cerco di essere il più chiaro e trasparente possibile, e io non lo faccio mai perché mi è arrivato l'assegno da 1000 paper dollari da chi poi, cioè poi vabbè, ovviamente ci tenevo a distruggere ulteriormente la mia vita da influencer perché ovviamente finora non l'avevo già fatto abbastanza da sola, però davvero è una cosa che io sentivo di dirvi e magari non era necessario, magari verrà presa malissimo, ma ripeto, non sto giudicando quello che fanno gli altri, ognuno fa le scelte che sono meglio per sé. Per me personalmente io sento la necessità di dirvelo, sento la necessità di essere molto trasparente nei vostri confronti e sento anche la necessità di poter avere un dialogo molto aperto con voi, perché non lo so, io la vedo proprio come una comunità questo canale, non lo vedo come io che blattero per ore e basta, se no avrei perso interesse in Miss Fiction Books il mese dopo che ho aperto il canale. E niente, non lo so, non so neanche come concludere fondamentalmente questi buoni propositi, che in realtà saranno dei buoni propositi disastrosi, sono già stati dei buoni propositi disastrosi, però davvero, io ci tenevo a augurarmi e augurarci, perché ripeto, siamo una community, un anno ancora più trasparente, un anno ancora più interessante dal punto di vista delle discussioni, dove io mi impegnerò tanto per portarvi dei contenuti interessanti, dei contenuti validi, in qualcosa che secondo me può essere davvero un argomento che ci dà spunti a tutti, non solo a me, ecco. E anche se io mi sento del tutto inadatta a questo ruolo, a questo canale, voglio comunque impegnarmi a continuare a farlo. E poi magari va male, l'anno prossimo chiudiamo i battenti e ci salutiamo. Però in ogni caso ne sento davvero tanto la necessità. E mentre siamo in un mondo che propaga entusiasmi, quali smorzeremo tutti, no, non è vero, non sempre, ma anzi io sarò molto felice di invece consigliarvi sempre solo le cose che ritengo più valide, e spero davvero che l'anno prossimo sia un anno pieno di letture bellissime, ma anche di discussioni che faranno crescere me in primis, ma anche magari tutti noi insieme, perché le faremo soprattutto insieme. E fondamentalmente io non mi stancherò mai di raccontarvi le cose che mi piacciono e che mi hanno colpita. Quindi io spero che ovviamente questo video venga preso nel modo giusto, perché non sto attaccando nessuno, ma io sento davvero tantissimo la necessità di dirvi alcune cose, perché io sono una persona così, sono molto diretta e molto trasparente, anche se qua cerco sempre di frenare un po' le mie opinioni perché sennò tutti si offendono, ma non è
quello il punto. Io non dico una cosa per attaccare qualcuno, lo ripeterò fino allo sfinimento, scusatemi. Però, insomma, ci tenevo davvero a fare un po' il bilancio di quest'anno e quelli che sono dei macro obiettivi, oltre la lettura per l'anno prossimo. Insomma, spero di non essermi scavata troppo la fossa con questo video. Io mi auguro tantissimo di ritrovarvi tutti il più a lungo possibile, perché tutte le persone che commentano i miei video per me sono persone davvero magnifiche. Non ho aspirazioni di crescere come canale, non me ne frega assolutamente nulla, ma per me la cosa importante è proprio continuare a ritrovare e a discutere insieme, come facciamo sempre, che questo per me è impagabile. Quindi io davvero vi ringrazio ancora per essere stati con me quest'anno. Spero che starete con me anche l'anno prossimo. Ci vediamo presto, ci vediamo al prossimo video, ok? Ragazzi, io spero di avervi tenuto compagnia anche stavolta. E niente, direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao!